attraverso Roberta S. La voce interiore attraverso Roberta S. Santa Maria delle Mole, 10 gennaio 2006, a cura di VB, guide. Domanda. Mi hai risposto nel modo che io pensavo tu mi rispondessi. Perché quello che sentiamo dentro possiamo trasmetterlo con gli occhi, con uno sguardo, con un'azione, ma non potremmo mai trasmetterlo a parole, perché le parole sono guidate dalla mente. La spinta la ricevono dalla mente, perciò è sempre un'azione materiale. Guide, la vostra energia vi precede. Voi credete che quello che fate, quello che dite, sia fondamentale. Possiamo dirvi che in alcuni casi lo è. Lo è in tutti quei casi in cui è la materia a doversi muovere. La materia senza il fatto, senza l'azione, non si sposta. Ma nei vostri rapporti umani la strada è del tutto diversa. Siate liberi di scegliere il momento e le occasioni in cui essere chi siete. Ma fatelo al più presto, perché le vostre identità soffrono di questa repressione e i vostri sguardi hanno bisogno di più aria e allora, come vedete, il vostro ritorno personale vi chiama. Allora, fratelli, nel segno della vostra libertà vi salutiamo. Vi invitiamo ad essere decisi nella vostra ricerca e ad essere soprattutto attivi. A non pendere, come dite voi, dalle labbra di nessuno e ad essere i primi insegnanti di voi stessi. Siate concentrati nel vostro presente, che è l'unico tempo che avete. Ricordatevelo, perché la vostra proiezione nel futuro annulla spesso le vostre qualità migliori. Siate sereni che le vostre vite procedono tutte nel senso giusto. Pace a voi tutti.